non ha palco con noi, Arianna, perciò li sappiamo. A volte mi chiedono, ma fai l'intervista più bella che faccio in vita tua, quindi pensano che sia un imprenditore, un intellettuale. Lei è il sogno della mia vita, perché non oso pensare che avrà intervistato. Mia, mi ha chiesto, si parlava un po' di senza filtro, io le ho detto, io ti voglio bene da anni, e lei mi ha fatto, siamo rimaste in poche, siamo io e i porci sudati che abitano nella sua campagna. No, che porci sudati, non ne parlo, no, per carità, anzi li saluto e ci stanno seguendo di sicuro, i miei concittadini, anzi confrazionari, però abbiamo, se non ci fossero loro. Cioè, abbiamo parlato di lavoro, lei l'ha fatto da sola sul palco, però il tema dello smart working raccontato così è tutta un'altra cosa. Sì, diciamo che ci sono sempre, non mi viene un termine più carino, di ipocrisie legate, no, allo smart working. Ci sono tantissimi altri problemi, riguarda un po' il problema che hanno i siciliani, no? Quando gli dici, ma tu vorresti il ponte sullo stretto? Loro ti dicono no, perché voglio prima delle infrastrutture in Sicilia che funzionino. È un po' la stessa cosa, no? Cosa lavoriamo da casa, che però abbiamo ancora dei contratti di precariato criminale. Non pensavo dicessi di me. Le parolacce le ho tenute per il palco. Qui insomma torno ad essere un pochino seria, no? Si è parlato anche dei giovani di cui io ho fatto parte, vittime di quella ondata in cui, no, si arriva e si lavora in un posto prestigiosissimo per poter fare un giorno quel mestiere per cui ti sei specializzato e lavori gratis. Quindi ecco, ci sono cose molto più smart ancora da affrontare, dove però smart trova la sua traduzione, che io preferisco, in aspro, quindi non solo intelligente, fichissimo alla moda, rapido, ma aspro, perché il lavoro dovrebbe essere ancora fatica. Tu pensa, questo festival si chiama Nobilità perché erano partiti dal lavoro, nobilità l'uomo, ma è ancora così? O lo sarà mai? O non è mai stato? Che cos'è nobilità per te? Credo che la fatica nobiliti. Di conseguenza, se io ho grandissimo rispetto per i lavori faticosi, realmente faticosi, quindi principalmente fisicamente faticosi, no? Quando vai in autostrada di notte e ci sono magari semafori rossi che ti bloccano, ci sono i lavori in corso, vedi la gente che fa carpenteria pesante e noi stiamo qui a sindacare sul fatto che il lavoro nobiliti l'uomo. Oggi credo che il tempo libero di qualità nobiliti l'uomo più che il lavoro, almeno per me. Anche per me.